cioè, di sentire anche qua, di sentire anche il contrasto. Uno pensa alla vita, pensa che sia una cosa tutta allegra, lo sole che ride. No, qui c'è il sole che crea la vita, ma crea la vita come principio senza l'anima. Cioè, nel mondo vegetale scorre questo tipo di vita, che è una vita impersonale. E quindi noi dobbiamo cercare di sentire l'uomo percorso, trafitto da linee di forza che sono quelle dell'architettura, insieme a quelli della scultura, del plasmare, della vita che si vuole configurare in una forma. Sono esperienze che hanno dei genti, hanno non assomigliano alle cose umane, ecco. Vediamo se riusciamo, eh.